Don Alfredo. Salve. Buongiorno, allora, mi Paolo, costringe ancora a fare la giornata di oggi. Questa cosa, sono timido, vedi che mi sta tagliando la testa, no? No. Okay. No, io di qua di lì. Allora, praticamente, diciamo, non ho detto niente ai miei amici che il sentiero era così tosto. Puoi farmi conto. E quindi adesso stiamo facendo... No, non c'è nessun sentiero. Comunque stiamo facendo... la salita integrale, la prima parte della cresta dell'infinito, quindi non da Colle Marcione ma da Colle San Martino. E la salita è ripida, però adesso siamo usciti dal bosco, diciamo, adesso si vede esattamente il percorso che dobbiamo fare. E arriveremo alla Manfriana. Dopodiché torneremo, però non facciamo questa parte perché faremo lo sterrato. 1980 è la Manfriana, con 800 metri di dislivello. Così può. Mimmo mi sta ancora bestemmiando, lo vedo. No. Quello è il Sellaro. Sì, quello è il Sellaro. Oggi, signori, ne abbiamo 23. Oggi è 23. 24. Domani è 24. No, ho preso lo stipendio ieri. Oggi è 24 maggio. Ah, 24, sì. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, no? Poi c'è il problema di allora ti pagherà bene. Auguri! Così, Auguri! Sono in montagna! Ciao! Siamo con gli amici in montagna. Come si chiama tuo fratello? Luigi! Ciao Luigi! Ciao, buongiorno! Di fronte abbiamo Marionio, la costa di Sibari. Uno spettacolo. Castrovilla. Mimmo, non avete visto ancora niente, ma che andiamo sopra, devo dire. È grande Castrovilla, eh? Sì. No. Ciao, Clara. Ciao, Mimmo. Ciao. Dietro Ciao. Di noi tutta la cresta che faremo, la vedi quanti in fondo là? Allora praticamente adesso siamo sulla linea di cresta, si chiama Costa di Rascio e proseguiamo per la Manfriana. Adesso praticamente inizia la vera cresta, quella che fa vedere a sinistra e a destra. Che si vede alle nostre spalle, giusto? Che è alle nostre spalle, Dica questo, no. Praticamente questo bosco immenso che sta qua sotto, che entreremo al ritorno, si chiama La Fagosa, da Faggio. Ah, La Fagosa, sì. Stanno 1000 sentieri per la mountain bike, ma 1000 proprio. Sì. Tantissimo. Facile. Tutti per quelle tappe. Facile? Cioè facile, normale. Alcuni sì, altri no. Sì, è troppo bello. Sì, dovete vedere che non sale molto. Grazie alla mamma. La tipa del principe, questa no? Siamo a 1000. Aspetta, arrivo. Prendi la Manfriana. Guardate.
ci senti? Allora, quella là, questa aerea d'Alfredo. Allora, arrivati in cima al Monte Manfriana, siamo partiti da Colle San Martino e siamo arrivati qui a 1982 metri. È stata tosta, veramente tosta. Guardate di fronte che abbiamo in fondo sulla sinistra il Monte Falconara e qui abbiamo la Timba di San Lorenzo, bellissimi. E panorama a dir poco è fantastico. Vedete qua. Il percorso sarà totale di 14 km e la giornata sarà bella, però in cima un po' di nuvole, ma interessante che non piove. E adesso faremo un anello in discesa per arrivare di nuovo a Colle San Martino, dove abbiamo le macchine. Non è possibile, ma si riesce a salire. Più o meno si vede, si fa così e così. Si fa tutta questa cresta, si scende giù. Quella che si vede è la cima che precede Dolce d'Orme. Il Dolce d'Orme sta nelle nuvole. Io questa è la terza volta che vengo sul Monte Manfriano, però mai dallo stesso percorso. No, questo percorso mai. non lo fa nessuno. E mai dallo stesso percorso. Bene. Vediamoci. Caffè in montagna, il gusto ci guadagna. Il gusto ci guadagna. Che vita, eh? Che vita, che fame vita. Quanto può durare questa dolce vita? Lo sento dire da 5 anni, 4 anni. Mai è Elohim Hanora.